Le porte dell'Italia sono aperte per i pochi che scappano davvero dalla guerra, per donne e bambini che scappano dalla guerra e arrivano in Italia non coi barconi, ma con l'aereo. E quando sono stato a Napoli per il Comitato per l'Ordine e la Pubblica Sicurezza mi hanno parlato del fatto che esiste una sorta di albo dei parcheggiatori abusivi. Più di 1.000. Io fossi nel sindaco di Napoli mi preoccuperei di una professione che esiste solo dalle sue parti. No, ce l'ha con Salvini, ha detto che lui apre i porti. Senta, De Magistris ha proposto di aprire il porto alla Sea-Watch. Io sono pieno di messaggi di napoletani che vorrebbero che il sindaco di Napoli si occupasse di Napoli, dell'immondizia a Napoli, del traffico a Napoli, del lavoro a Napoli, delle case popolari a Napoli. Se vuole fare il velista e aprire i porti, lo faccia. La competenza del porto di sbarco è del ministro dell'Interno. Se De Magistris farà il ministro dell'Interno, in futuro deciderà cosa fare. Come magistrato non era il massimo, il sindaco non è il massimo, magari come velista gli va meglio, quindi non voglio porre limiti alle aspirazioni di nessuno.